Buongiorno a tutti, eccoci qua. Allora, io stamattina andrò a fare un gratò di patate. Io qui ho già tutti gli ingredienti. Mi ha aiutato il mio compagno a lessare le patate. Lui le ha prese, le ha messe in acqua, poi le ha pelate e me le ha passate con lo schiacciapatate per agevolarmi un po' nel lavoro. Allora, qui come vedete ho le patate. Saranno un po' più di mezzo chilo, noi le abbiamo pesate. E già sono pronte, tutte schiacciate. Qui abbiamo della salsiccia vulcanica, 3-4 pezzi, della scamorza affumicata, metà della scamorza, questa è non tutta, e 3 fettine di prosciutto cotto tagliato. Questa è fatta tutta a dadini. E la salsiccia anche tagliata. Poi occorrono 2 uova, del parmigiano reggiano grattugiato, pan grattato, pepe, olio e sale, quanto basta. Allora, io qui per prima cosa vado a mettere le uova. Metto le uova, metto il sale, perché le patate non le abbiamo messo il sale prima. Poi mettiamo il pepe, e iniziamo a mescolare per far sciogliere le uova. Qui ho una teglia dove andrò a mettere le patate. Ho già acceso il forno a 180 gradi, dovranno stare in forno per 30 minuti. Ecco qua, mescoliamo bene bene, così amalgamiamo le uova con tutte le patate. Poi io ho messo la scamorza, ma potete mettere benissimo anche la mozzarella, eh? I salumi potete fare misti come volete, anche il salame, ho soltanto il prosciutto cotto e scamorza. Io ho fatto un po' misti. Ecco qua. Ora andiamo a aggiungere le salsicce e il prosciutto cotto. Mescolo. Fare il gratò di patate è facilissimo e veloce, eh? Non richiede tanto tempo. Da una volta messo in forno, quello fa da sé, cuoce da solo. Ora aggiungiamo la scamorza o mozzarella, quella che volete. Io aggiungo anche un po' di parmigiano, oltre che metterlo dopo sopra, lo metto anche all'interno delle patate. Lo faccio un po' più condito. Scusate, io lavo sulle mani
lavate prima perché ho usato le uova, ho aperto le uova, quindi mi sono lavate le mani. In cucina si devono usare le mani per far meglio tutto, in modo che così si incorporano bene tutti gli ingredienti. Ecco qua, mischiato tutto bene. Ora andiamo a mettere un filo d'olio nella teglia e del pan grattato al fondo della teglia. E qui gli ingredienti sono tutti mischiati bene. Lavo le mani. Ora prendo la teglia, metto un filo d'olio, andiamo a spargere bene per tutta la teglia. E poi mettiamo un po' di pane grattugiato. Abbondante, così forma anche la crosticina sotto. Ecco qua. Ora andiamo a versare tutte le patate condite. E cerchiamo di livellarle bene. Come se fosse un impasto della pizza. E poi vedete?
Ecco qua. Andiamo bene bene contattate. Me ne lavo le mani. Andiamo a mettere del pan grattugiato, ma questo forno la crosticina. Poi rimettiamo un filo d'olio sopra il parmigiano per finire. Ecco qua. Terminiamo con il parmigiano. Questi in tutto sono stati 50 grammi di parmigiano, l'abbiamo grattugiato prima di fare la ricetta. Ecco qua, questa è pronta, il forno è arrivato, vedete? Ora va in forno e ci vediamo tra 30 minuti. Allora amiche, eccoci qua, il gatto è pronto, eccolo, non ve lo taglio perché ancora è caldo, ho tribolato un po' per togliere la lavatella, infatti se un po' non è perfetto come era prima in teglia, perché l'ho tolto era ancora troppo caldo, devo aspettare un po'. Comunque, questo è il risultato. Ok, amiche. Allora io con questo vi saluto, anche se non è il più bello aspetto perché togliendolo dalla teglia come detto è ancora caldo e si è un po' come si dice, andando di pari, ecco. Però l'importante è la bontà. Ok, io con questo vi saluto, auguro a tutti un buon pranzo e una buona giornata a tutti. Ciao amiche, alla prossima, ciao!